come funziona. Devo capire se sei tu innanzitutto. Passatemi un po', please. Allora, il tuo vero nome è Rosa, giusto? Chi? Rosa? Sì. Non Rossella? No. Sei nata all'anno di Chernobyl? Giusto? Sì, l'85. Sì, esatto. Ok. Ora dimmi Sergei Prokofiev. Vai. Cosa devo dire? Sergei Prokofiev. Sergei Prokofiev. Perfetto, sei tu la destinataria. Allora, passatemi poco elfa, giusto, giusto. Allora, mia cara, devi sapere... Posso farlo dire anche al pubblico, è Sergei Prokofiev. Guarda, se lo faccio dire alla signora in cui mi fila me lo sa dire, quindi non ti conviene, non ti conviene. Allora... Guarda, ma tutti con i cellulari, ma che è sta cosa, mi devo spaventare? Allora, ascoltami, io so che tanti anni fa tu hai avuto una storia d'amore folle con un personaggio molto famoso. Lui, tra le altre cose, ha anche lasciato la moglie per te. La moglie era un'attrice, si chiamava Melanie. Ti dice qualcosa, Melanie? Melanie, che è anche la mamma dell'attrice di 50 sfumature di nero. Ti dice qualcosa? No. Lui si trasferì anche in Italia per te. Ho iniziato a lavorare in Italia per la Mulino Bianco. No, allora non sono io. Sì, sì, sei tu, perché quando ha davanti un altro, io ti ho fatto salutare da Laurenti, quando ho detto Luca, scusami, lei la sindrome non sa parlare ma sa cantare, lui ha capito che eri tu. Sì. Quindi ha scritto per rivederti, perché tu l'hai sedotto e abbandonato. Lui la gallina della pubblicità la chiamò anche Rosita per te. Ricordi questo attore che dialogava con la gallina sperando ci fossi tu al suo posto? Ha fatto Zorro! Ha fatto Zorro! Ho paura di sapere chi è! Ed ora, dopo 5 anni, siccome dentro me c'è Raffaella Carrà, Antonio Banderas è qui! Vai, fotografatevi. Allora, dovete sapere, non so qui che condizioni sono. Vabbè. Vorrei la pelle nera. Abbiamo fatto immediatamente ogni tuo desiderio in ordine, mia cara. Tu eres la mia pollastrella. Allora, dovete sapere. Sei fortunata. Allora, dovete sapere che questo presentatore giovanotto qui. Giovanotto, hai detto bene. Aspetta, dopo mi pulisco. È da una settimana che mi dice allora non sai cosa ti sto preparando? Troppo una sorpresa, devi temere. Ma come, che sorpresa, mamma mia. Hai visto, hai visto? Io sono stato di parola, mia cara. Non ti preoccupare. Sono ancora emozionata. Hai ritrovato un grande amore, per forza. Al prossimo Roxy Bar ci sarà una sorpresa anche per te. Benissimo, non vedo l'ora. Brividi non e dove, che paura. Va bene, io devo andarmi. Vatti a ricomporre, vai, dai, vai a ricomporre i pezzi. Bravi. Vattivi insieme. Bravi.